Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo MacBook. Eccolo qui, questo deve stare qui. Oh. Da come starete vedendo, oggi andremo ad assaggiare queste focacce. Una l'ho fatta con mozzarella light, pomodori e prosciutto cotto e l'altra con sottiletta light e prosciutto crudo. Sono questa e questa focaccia senza glutine che trovate sul sito di All Supplement. Come sempre avete il mio codice sconto che gira a 0,10. Allora raga, morbidezza unica, infatti avete visto la morbidezza. In più anche i valori sono ottimi, ve li dico direttamente dal telefono e poi sono prodotti senza glutine. All'incirca sono tutte e due insieme 120 grammi, comunque non mi dite niente ma devo legarmi questi capelli perché raga io non ne posso più, scusatemi se sono orribile, ma raga veramente io sto morendo di caldo. A parte che sono da poco rientrata a casa e quindi a camminare poi sotto il sole perché dovevo fare alcune commissioni, sto morendo, ma nello stesso momento sto morendo anche di fame, quindi scusatemi la lucidità che vedete sul mio viso. Allora, in totale questi qui, questa focaccina ha per 120, quindi per tutte e due, 298 calorie, che raga è pochissimo, perché comunque due prodotti da forno, ok che sono piccolini però sono belli consistenti, 45 grammi di carboidrati, 9,4 grammi di grassi e 3,8 grammi di proteine. Quindi raga, molto ottimi come valori. Sto morendo di caldo. Allora, io andrei a assaggiare prima questo qui con il crudo. Proprio andiamo a assaporare, cioè guardate la morbidezza. Assaggiamo. Raga è buonissima, ve lo giuro, poi ha questa morbidezza che le rende veramente unico, lo rende, mi piace, adoro, promosso. Raga, veramente la fine del mondo. Io ripesco di nuovo le domande. Allora, mi avete fatto veramente tantissime domande da come ho sbirciato. Allora, andiamo a vedere cosa mi avete chiesto. Ok. Allora, non so il tuo nome perché non si capisce. Il tuo obiettivo nel fitness, forza e prestazioni? Allora, il mio obiettivo nel fitness, allora tutti abbiamo degli obiettivi, come io quest'anno volevo arrivare e sapevo di poterci arrivare ad una buona ed una bella condizione fisica, anche rapportato al mio corpo, al mio fisico. E solo che c'è stato il lockdown e sì, mi sono allenata a casa, ma non potevo stare comunque in deficit calorico visto che venivo da un periodo di massa, quindi ho scelto di fare un periodo di mantenimento perché non volevo perdere sinceramente tutti i risultati, perché ragazzi facevo nel periodo della quarantena in cui non mi muovevo tanto, cioè oddio muovermi, ho fatto sempre un bel po' di passi, ma comunque ho vissuto una vita un po' più sedentaria, non mi allenavo come comunque i miei soliti allenamenti in palestra, era inutile fare un deficit calorico perché avrei intaccato solo la mia massa muscolare, quindi non ci sono stati, non ho potuto ottenere i risultati che volevo, ma so che li otterrò e sarà ancora più bello. E quindi io punto sempre sulla forza e ovviamente anche sulla prestazione, cioè ci sta un po' quello e quello, cioè è normale, però non ho proprio, cioè se ti dovessi dire proprio un obiettivo, no, perché io mi sto godendo, infatti meglio non fare progetti, perché poi non è che ci rimani male, però viviti il momento, ovviamente sempre devi avere le tue idee, il tuo pensiero, la tua cosa, però viviti il momento, è inutile programmare il mio obiettivo fisico, perché si sa, il corpo cambia. Non possiamo sapere quello che ci aspetta domani, quindi è inutile dire ok, allora io le braccia così, i glutei così, l'addome così, no raga, non possiamo farci questi obiettivi, però si va avanti sempre a coltivarli e vediamo un po' cosa ne esce fuori.
Raga, io mi scuso ancora per le mie condizioni perché sarò orribile, già lo so, ma sto soffrendo. Allora, raga, vedi, tutti i nomi strani, comunque un bacione anche a te, oh. Ciao, che programmi usi per editare i video e i PC che hai? Allora, aspettate, raga, mamma mia, mi trovate impreparatissima. Allora, il programma è Movavi, non è Movavi, se non sbaglio, ma ve lo lascio scritto qui perché, raga, non ricordo adesso, c'è un nome strano, ma Movavi, se non sbaglio. Sì, se non mi sbaglio, sì, mi è stato installato da un tecnico, la mia salvezza, quella persona, veramente gli devo fare una statua d'oro. PC che ho è PH, allora raga, scusatemi, ma non mi ricordo. Vuoto. Comunque te lo lascio sempre scritto qui, dopo le mie figuracce che ho fatto, te lo lascio scritto qui perché PH, se non sbaglio, non ricordo, raga, non mi chiedete perché non mi ricordo, mi è stato regalato, ma non mi sono messo fermato, cioè adesso lo so pure, mi ricordo però non mi viene il nome, quindi ve lo lascio qui e evitiamo figuracce che già l'ho fatto, ma easy. Allora, Fabiola, un bacione. Sei mai stata fidanzata? Quando hai dato il tuo primo bacio? Sì, ragazzi, sembra strano, ma anch'io sono stata fidanzata. Ho dato il mio primo bacio, penso l'età, 17 anni. Poi, che lavoro fanno i tuoi genitori? Un bacione anche a te. Allora, mio padre è imprenditore e mia mamma è casalinga. Allora, raga, comunque io li riacquisterò sicuramente perché sono la fine del mondo. Ve lo giuro, raga, sono troppo buone, poi sono leggere. Adoro. Alessia, un bacione. Quando si riprende peso, il peso si inserisce su tutto il corpo o solo su una parte? No, il peso su tutto il corpo. Non hai tipo che ho messo 1 chilo, l'ho messo sulle gambe, ho messo 2 chili, l'ho messo sulle gambe, l'ho messo sulle braccia. No, raga, i chili non li andate a mettere in una zona del corpo. Poi ci sta a volte che è più predisposto, allora tende ad accumulare liquidi in una parte del corpo, tende. Ognuno ha una propria predisposizione, però ad esempio se prendi chili non per forza ti vanno da una parte, cioè ti vanno su tutto il corpo. Non c'è tipo prendi chili a zone, no. Poi, raga, me l'avete scritto in tantissimo. Ale, un bacio anche a te. Cioè, raga, veramente sono inondata io di messaggi vostri in cui mi scrivete quando farai una 10.000 calorie challenge. Raga, vi prometto che la faccio. Adesso che mi sto costruendo la mia home gym, sono arrivati alcuni pezzi importati della home gym, ma sto aspettando giusto altre 3-4 cose con sostanziose ed è finita per il momento, la base c'è, quindi mo che inizierò ad allenarmi, mo che inizierò a camminare tanto, mo che si sta sbloccando tutto, allora sì, raga, ve la farò tranquilli. Poi, Giulia, ho un dubbio, sapresti dirmi se i piselli sono come i legumi o sono verdure? Penso che ti chiami Franco, un bacio. Comunque io, piselli sono dei legumi. Poi, sei fidanzata? No, non sono fidanzata. Assaggiamo quest'altro qui. Che buono. La fine del mondo questo. Allora, Chiara, un bacione. Ciao, la figura più imbarazzante della tua vita, un abbraccio anche a te, un bacio, un bacio. La figura più, ma raga, quante figure ho fatto? Forse le figure più belle sono quelle col telefonino.
Sì, raga, io faccio stronzate su stronzate che voi dite, ma com'è possibile? Cioè, raga, mi capita di tutto. Una volta mi cade il telefono per terra, mi partì la chiamata, che non doveva partire la chiamata, e io tutta imbarazzata perché dopo neanche un secondo mi arrivò il messaggio. Io che si blocca il telefono, vado a mettere le mani, invio richieste di amicizia. Cioè, raga, veramente mi capitano cose. Mi è capitata anche il giorno prima dell'esame, ho detto tutto, ho fatto una figuraccia che... Ok? Che poi mi succede tutto con persone che mi conoscono. Quindi succede con la gente che non mi conoscono, allora più di tanto mi interessa, ok? È capitato, tanto io... Ma con persone che ti conoscono è brutto, ragazzi. A me il giorno prima della maturità mi è successo e quindi il mio cuore se n'era proprio andato perché poi non l'avevo fatto apposta. Quindi, raga, delle gaffe che riesco a combinare io, le persone che stanno con me si fanno le comiche, dico, ma tu veramente sei normale? No, non sono normale. Poi, Giulia, no, Giuliana, un bacione, per 30.000 euro gireresti, 30.000 euro, gireresti in intimo barra costume per la tua città un bacione? Se già avessi detto nuda, ti dicevo no, ma in costume, sì. Anche se da pazzo, perché oddio mio, però per 30.000 euro sì, ragazzi. Anche se non sono un bel vedere, ma sì. Poi, sempre stata motivata a far convogliare studio, scuola guida, il tuo stile di vita? Raga, non è stato semplice. Io veramente ho trascorso un periodo, perciò a breve prenderò la patente e sarò super soddisfatta perché veramente io uscivo da casa alle 8 di mattina e mi ritiravo a casa alle 8 delle 8 di sera, quindi facevo 12 ore fuori casa e dovevo fare una challenge. All'epoca non ci ho pensato, 12 ore fuori casa, veramente, raga, io uscivo con doppie borse perché poi avevo tutto lì nel vicinato, veramente, raga, a volte ci capitava che andavo tipo tardi, tenevo tipo un corso a scuola e poi dovevo fare due corsi di scuola guida perché dovevo seguirmi due, raga, veramente, a volte è capitato anche di addormentarmi a scuola guida tipo quando era alle 7 di sera e tenevo il turno la sera, di non riuscire proprio a reggere, io la persona che parlava non l'ascoltavo proprio, non ce la facevo. Però sono sempre stata motivata, in parte sì, a volte ero stanca, però ero soddisfatta. Arrivavo a casa e ricominciavo di nuovo la mia giornata e mi mettevo a editare i video, mi mettevo a studiare. Veramente, raga, ho trascorso dei periodi. Sì, ok, non so neanche come ho fatto, però sono soddisfatta perché comunque a 18 anni fare tutto ciò non è semplice. Cioè. Di solito, io a volte questo dico, io non sembro che ho 18 anni, 19 anni, quasi 19, ma sembra che ne ho di più, ma proprio perché se mi rapporto, non dico a tutte le persone perché c'è chi fa peggio di me, lo so, però se mi rapporto con le ragazze della metà, non lo so, ci sono alcune che veramente sono, le reputo mature come me, ma altre, tipo che ne so, l'altra metà delle ragazze, che dico, mio Dio, cioè io in confronto a lei non ho fatto quasi niente, cioè nel senso mi sono autorealizzata da me già da quest'età, però non lo so, a volte mi sento di dimostrare di più di età, ne ho 18 anni, di avere tipo, non lo so, 20-25 anni, ma proprio di mentalità, non lo so, infatti spesso me l'avete detto pure voi, nulla contro le ragazze perché ognuno fa quello che vuole, però è proprio un paragone che vi ho voluto fare, una cosa che ho voluto fare. E quindi non lo so, mi dava sempre carica perché sapevo che stavo facendo qualcosa per il mio futuro, sapevo che tutto quello che stavo facendo mi ritiravo la sera anche se stanca, ma mi andavo a dormire soddisfatta e il giorno dopo ricominciavo di nuovo la mia routine. Quindi. È stato bello. Tanto questo lo devo lavare ormai. Femminilità, portami via. Poi, quanto è importante per te il parere dei tuoi genitori e amici? Grazie, sei fantastica, Franci. Tanto, raga, io vado sempre a chiedere consigli prima di fare una cosa. Ma che dici? La faccio. Voglio sempre avere un consiglio. Anche se spesso faccio a testa mia, però ho sempre bisogno di qualcuno che mi sta a fianco. Io, cioè, raga, può sembrare una stupidaggine, ma io in qualsiasi video che faccio, tipo, voglio fare un video particolare, c'è sempre la mano dietro, c'è l'aiuto dietro di mia sorella, e ci mettiamo lì a scrivere il video. Cioè,
Quindi non lo so, quando una persona ha le idee tue, però vuoi essere supportata, vuoi parlare di quella cosa con quella persona, vuoi un consiglio, vuoi, non lo so, quindi c'è sempre qualcuno a fianco a me. Io non, sì, raga, mi devo un attimo mettere così perché sapete, questa posizione mi devasta a me. Ho sempre bisogno di qualcuno che sta vicino a me. Tutto qua. Poi, sì, raga, io sto facendo un macello solo io. Elena, un bacione. Sei mai stata fidanzata seriamente? Ne senti il bisogno? Un bacio, amore mio, sei la migliore. Grazie, tesoro. Ti voglio un mondo di bene. Allora, sì, non sembra, ma anche io sono stata fidanzata. Sì, sono stata fidanzata. È stata la mia relazione più lunga, quindi un mese di relazione. Ne senti il bisogno? Dipende, cioè a volte ti manca avere comunque, non lo so, anche un appoggio di una persona, però vabbè, ho tutte le persone accanto a me che mi vogliono un sacco di bene, o voi che mi volete tantissimo bene, quindi ci pensi su, poi dici, vabbè, quando busserà la mia porta, busserà la mia porta adesso. Devo pensare a me, mi devo autorealizzare e quindi va bene così. Vuol dire che ancora non è arrivata la persona giusta per me, quindi quando arriverà ve lo dirò tranquilla, saprete tutto. Poi, Valerie, un bacione. Giulia, sei in canto, grazie, ma in queste condizioni ti ho fatto un po' ricredere, lo so. Volevo sapere i tuoi progetti fitness e di vita futura e come passerai l'estate. Raga, passerò l'estate a casina, nella mia home gym, lo spero, cioè raga, mi chiuderò là dentro. Dio mondo, Dio. E aspettate, qua si è inzuppato tutto. Ma fello. Ricordatemi quando ti faccio tipo. Vado a registrare un video, scrivetemi proprio in grande, non ti dimenticare i tovaglioli. Grazie. Allora, i miei progetti sono legati anche a questo mondo del fitness, ma non vi spoilerò niente perché ho tanti obiettivi e quindi ho piano A, piano B, piano C, piano D, piano E. Ho veramente tante cose che spero un giorno di realizzare. Noemi, ah, cosa farò quest'estate? L'ho risposto, sì, no? Farai mai più una delle tue challenge, delle tue challenge 24 ore come la scorsa estate? Sì, no? Mi sto organizzando. Andrai in vacanza? No, non andrò in vacanza. Melania, com'è stato il giorno dell'esame? So che molti di voi dovranno affrontare ancora l'esame e mi è andato molto bene. Come vi ho detto prima, non vi fate fregare dall'ansia, nel senso anche se lì vi fate un po', pensate a quanti mesi avete sprecato, cioè comunque ci avete messo ad imparare tutto, siete stati lì, vi siete privati di uscire, pensate a questo e il mio consiglio è spaccate tutto. Il mio esame è andato molto bene, mi sono seduta là, all'inizio avevo un po' di paura, cioè no paura, più che altro ero agitata, però nel stesso momento parlavo, fino a quando ho detto basta, e ho iniziato a parlare, mi sembrava di stare nella mia stanzetta a terra a ripetere. Poi raga, sono stata la prima e domani è già una settimana. Sono stata la prima e mi sono tolta il pensiero. Sabrina, un bacione. Giulia, tu sei la più piccola tra le tue sorelle? Sì, raga, sono la più piccola. Poi, Francesca, un bacione. È l'ultima domanda a cui rispondo, poi le altre domande vi risponderò in un altro video.
I chili presi in poco tempo si perdono subito con una sana alimentazione. Allora, cioè se tu tipo che ne so, hai preso un chilo in una settimana, quel chilo lo vai a togliere subito perché non è chilo proprio di grasso accumulato, non sono chili di grassi accumulati in mesi e mesi e mesi. Ti faccio un esempio, io molto spesso nelle food challenge mi ritrovo il giorno dopo, ma anche a fine, però io solo sempre il giorno dopo, a pesare 2-3 kg in più. Ma quei 2-3 kg in più non sono dati dal grasso, non è grasso quei 2-3 kg in più. Ma perché comunque faccio sempre una buona alimentazione, mi alleno, ho una vita attiva, quindi raga, mi è successo, io dopo le challenge, anche se pesavo 2 kg in più, io dopo 2 giorni, ma neanche, già avevo perso quei chili perché bevevo tanto, io già bevo molto, ma dopo le food challenge bevo molto, quindi sono tutti i liquidi in eccesso che vanno via. Oh. Ragazza, amore in diretta. Che vanno via, poi ovviamente tu nel giorno dopo continui a fare la tua alimentazione, quindi quei chili, quel chilo va subito subito via, quindi non ti impaurire e dire oddio ho preso un chilo, ho perso tutto quello che ho fatto, perché se vai a pensare questo e quindi peggiori sempre di più la tua condizione giorno dopo giorno, lì ti ritroverai in un vortice in cui non riuscirai subito a perdere peso, quindi se ti vedi questi chili in più dopo, comunque a volte succede che, lo vedo pure con i miei, che fanno diete e mi fanno morire. Fanno diete, 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 smettono, prendono chili e poi per togliere diventa sempre questo circolo così. Invece no, quando si inizia un percorso si deve continuare. Ci sta una pizza, ci sta un panino, ci sta un gelato, ci sta entrambi. Non è quello il male, anzi, quello vi aiuta a non cadere in un eccesso. Però, raga, dopo poi, il giorno dopo, dovete ritornare alla vostra routine. Nel fare così non vi farete del male, ma semplicemente iniziate di nuovo il percorso. Perciò non dovete considerare una pizza, un gelato, uno sgarro, perché se io ho fatto, vi dico un esempio, una settimana che non di sacrificio a mangiare bene, ma ho mangiato bene e il sabato sera voglio una margherita, io me la concedo tranquillamente perché so che non è quella margherita che mi fa prendere 30 kg in una sera. Ok, il giorno dopo ci possiamo vedere più gonfie, l'addome più gonfio perché io non mangiamo la pizza da un sacco di tempo, non siamo abituati più, eccetera. Ma raga, non è una pizza che vi fa male, alla fine è un po' di acqua e farina. Quindi non è questo. A volte vedo proprio persone che demonizzano la pizza. Oh, veramente no, veramente non è assurdo. Quindi il mio consiglio che vi do è state serene. Il giorno dopo si ricomincia. Io preferisco sempre ricominciare il giorno dopo che dirò: oh no, basta, ho rovinato tutti i miei sacrifici, basta, adesso basta, non faccio più la dieta perché questa dieta non funziona. Raga, non è la dieta non funzionare, e c'è qualcosa che non va in voi, perciò non vi fate passare per della mente perché so che a tantissimi di voi è passato, come a volte. Ok, mangio un biscotto, poi dopo un po' vi vengono i sensi di colpa, lo so perché anche a me è successo, e vi mangiate quasi tutto il pacco di biscotti, poi vi sentite in colpa e dite vabbè tanto ormai ho perso tutto quello che ho fatto, ho bruciato i risultati, no ragazzi, i risultati li bruciate se fate una cattiva alimentazione giorno dopo giorno, allora lì avete buttato veramente tutto nel cestino. Quindi il mio consiglio, che vi do proprio con il cuore, è quello di ricominciare mai a rendervi. E quindi niente, raga, io vi lascio così, con questa mia persona molto pazza. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Alle altre domande non vi preoccupate che vi risponderò e sicuramente uscirà un altro mukbang per sabato, che penso di non riuscire a registrarvi una challenge in questi giorni perché sto un po' tutta incasinata, però tranquilli che ritornerà la programmazione. E quindi niente, raga, io le altre domande vi risponderò nel video che uscirà sabato, quindi tranquilli. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!